Al congresso dell'ERS di Milano sono stati presentati in anteprima i risultati di un trial condotto in pazienti con asma studiati in un ampio contesto di vita reale. Questo studio ha delle caratteristiche uniche, si chiama Salford Lung Study in Asma e ce lo facciamo raccontare da un vero esperto, il professor Pier Achille Santus dell'Università degli Studi di Milano. Allora, professore, che cos'è il Salford Lung Study in Asma? Ma il Salford è uno studio estremamente interessante, come è stato detto nell'introduzione, di real life, cioè di vita reale, che va a valutare nel setting di vita quotidiana quelli che sono gli effetti della terapia standard verso una terapia predisposta sugli outcome più importanti che riguardano la gestione clinica della malattia asmatica. E ci dà qualche numero di questo studio? È uno studio molto ampio che ha interessato circa 4.200 pazienti divisi su due braccia di trattamento, quindi circa 2.100 pazienti per braccio di trattamento, un braccio trattato con la terapia standard quotidiana di tutti i giorni e l'altro con una terapia sempre di associazione, quindi con corticosteroide inalatorio e beta 2 stimolante, data invece ex novo. Uno studio che ha avuto una durata di 52 settimane, quindi di un anno, con una prima valutazione degli endpoint considerati a 6 mesi. E che cosa ha di particolare questo studio? Che cos'è che lo caratterizza? Sicuramente quanto abbiamo detto sin dall'inizio, cioè il fatto che è uno studio inserito nella vita reale, nella vita quotidiana di tutti i giorni, in cui ad una terapia standard che prevede quanto le linee guida dell'asma indicano e quindi l'utilizzo di un corticosteroide come terapia di fondo più l'aggiunta di un beta 2 stimolante possa controllare l'asma rispetto ad un trattamento innovativo considerato sempre da un broncodilatatore più uno steroide inalatorio, però somministrato per un'unica volta al giorno. Ma in particolare quali farmaci sono stati studiati? Per quanto riguarda la standard therapy, quindi la terapia abituale, venivano utilizzati tutti gli steroidi inalatori quale terapia di fondo più un broncodilatatore dove era necessario e alla fine questo ha portato a circa 65-70% dei pazienti che avevano un'associazione di beta 2 più steroide e l'altra parte con solo steroide come terapia di fondo. La terapia innovativa era costituita dall'associazione vilanterolo-fluticasone con la quota di steroide variabile in base alla gravità del paziente asmatico, con la caratteristica di essere somministrata attraverso un device chiamato Ellipta un'unica volta al giorno. E che cosa è emerso da questo studio? È emerso che la terapia con una somministrazione quotidiana è in grado di migliorare il controllo dell'asma in termini di score specifici che valutano il livello di gestione dell'asma stesso, in particolare l'ACQ, che è un test specifico sulla qualità e il controllo della malattia, e allo stesso tempo anche la riduzione di riacutizzazione di terapia al bisogno. E qual è il messaggio che deriva da questo studio? Che cosa abbiamo imparato? Il messaggio è molto chiaro, è quello che i pazienti con asma devono essere trattati con una terapia costante, quotidiana, cercando di utilizzare la terapia di fondo con lo steroide e l'associazione del broncodilatatore. Il fatto di utilizzare un'unica somministrazione quotidiana sicuramente in questo studio ha dimostrato che in un setting di vita reale favorisce e migliora la compliance, l'aderenza alla terapia e quindi poi gli outcome clinici.